Quella di Paolo Beccuti è stata una morte orrenda, di quelle che scuotono le coscienze e soprattutto quelle famiglie che quotidianamente combattono con figli ribelli e difficili. E non si tratta solo del parricidio, che è già di per sé umanamente incomprensibile, ma dell'efferatezza che ha spinto la mente del figlio Guglielmo a dare fuoco al proprio padre nel vano tentativo di coprire quel delitto di cui per sempre si è macchiata la sua giovane età. 23 anni a Guglielmo, un bel ragazzo dai capelli neri e gli occhi leggermente a mandorla, che su Facebook ha riportato le immagini di un piacevole viaggio in Thailandia, dove ha conosciuto amici che si sono perpetrati nel tempo. Un ragazzo come tanti, attorniato da amici con i quali consumare un fresco boccale di birra, un 23enne spaventato che ieri, dopo aver vagato come un automa per le campagne casalesi, è stato raggiunto dagli inquirenti che cercavano proprio lui, dopo la denuncia della madre Maria Carelli, che lo aveva visto in evidente stato confusionale prima di perderne le tracce. È stata proprio la madre della vittima, domenica sera, ad avere visto del fumo sul retro del giardino. Aveva pensato a qualcuno che stava bruciando delle sterpaglie. Di certo non poteva immaginare che a bruciare era il corpo del marito dal quale era separata, nonostante i due avessero deciso di continuare a vivere all'interno di quella bella villetta di strada San Giorgio. La donna si era preoccupata perché Paolo in casa non c'era e si era rivolta al pronto soccorso. Poi c'era anche quella strana sparizione del figlio che alla fine l'hanno indotta a chiamare la polizia. Ieri mattina per terra gli agenti hanno trovato quei resti bruciati e il medico legale arrivato poco dopo non ha fatto altro che confermare i sospetti. Quei resti appartenevano al corpo di Paolo Beccuti, 61 anni, uomo colto, poeta per passione, ultimamente senza lavoro, ma un ottimo padre, sia per il più giovane Michele di 19 anni che per Guglielmo, che forse ultimamente si era un po' perso tra rave e pare droghe pesanti. Il giovane è stato cercato per diverse ore, alla fine ha ritrovato nelle campagne della periferia casalese. Stava scappando, forse non solo dalla giustizia, ma anche dall'incubo di quello che aveva fatto. Accompagnato in commissariato, ha reso una piena confessione ed è stato rinchiuso nella casa circondariale di Vercelli per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Ancora da chiarire il movente e la dinamica del delitto, le indagini sono condotte dal sostituto procuratore di Vercelli, Maria Serena Iozzo, titolare delle indagini, dalla squadra investigativa del commissariato di Casale e dalla squadra mobile di Alessandria, ai quali spetterà svelare tutti i contorni di questa macabra vicenda familiare.